Prosa è una bellissima occasione, una serata mondana dove cerchiamo di riunire insieme a questo bellissimo e meraviglioso panorama un insieme di opportunità che sono prima di tutto dovute a tutti quelli che sono i nostri espositori, quindi tutte le cantine del Prosecco, del mondo del Prosecco, abbinate a tutta quella che sono le persone interessate a una cultura dedicata al vino e all'enogastronomia. Prosa si sviluppa in due giornate, la giornata di venerdì dove viene dedicata a un incontro B2B tra tutti i buyer del mondo del vino e tutti i buyer del mondo dell'enoturismo. Quest'anno abbiamo dedicato il workshop dedicato al mondo del mercato canadese, statunitense e della Germania e hanno incontrato tutte le nostre aziende che hanno voluto in qualche maniera presentarsi al mondo. Oggi invece apriamo le porte a tutti quelli che sono gli appassionati, ne aspettiamo moltissimi, la serata è piena di brio, di interessi, le cantine sono 45, hanno voluto aderire, sono state selezionate da Paolo Iana, Renato Grando e Alessandro Scorsone e insieme a noi hanno voluto dare un'opportunità a un territorio che oggi sta crescendo a vista d'occhio che è quello del Prosecco. Oggi Cadel Poggio si presenta ancora una volta come location ideale essendo nel cuore del Prosecco superiore di OCG e del Prosecco DOC. Oggi siamo veramente qui con un panorama meraviglioso pieno di tanta bella gente dove oggi il Prosecco incontra il mare, arriva fino ai confini del mare. Noi offriamo il nostro servizio di ristorazione con un'ampia scelta di prodotti legati a tutti i presidi slow food, legati a quello che è natura sì, quindi dell'attenzione particolare al bio e a tutti quegli attori del mondo della gastronomia locale che sono, possiamo andare dai giacimenti agroalimentari dei formaggi, della grappa, che presenta una grappa bio quest'anno, il pane, abbiamo anche le mostarde, abbiamo anche tutti quelli che possono essere le nostre eccellenze agroalimentari. Quindi oggi Prosa si presenta al mondo praticamente come una nuova opportunità. Possiamo definire Cadel Poggio ambasciatore del vino Prosecco? Assolutamente no, diciamo che noi facciamo un piccolo tassello all'interno di un grande progetto che è quello del Prosecco. Oggi qui il territorio nostro è candidato a diventare patrimonio dell'UNESCO e perché no? Speriamo tutti insieme di lavorare per questo grande obiettivo che potrebbe essere ancora una volta opportunità. Un appuntamento dedicato anche al business B2B tra le aziende e i produttori e importatori. Com'è andata? Beh, direi che io ho fatto un piccolo sondaggio tra i produttori che hanno partecipato e ho raccolto delle impressioni positive. Avevamo dei buyers, si dice così, importatori e distributori, sia americani degli Stati Uniti, sia tedeschi, sia uno che proveniva dal Canada. Allora, andare a cercarli per il mondo, magari da parte di aziende che non hanno strutture commerciali, diventa una processione in cui si va in ginocchio a cercare qualcuno. Questi buyers cercavano del Prosecco e i prodotti che producono queste aziende, quindi era specifico, mirato, quindi alla pari. Io cerco, tu hai quello che cerco e io propongo quello che cerchi. Quindi diciamo un evento alla pari, un B2B alla pari, non in cui si va a strisciare per chiedere di vendere o viceversa, ma dove c'è chi cerca e chi propone quel prodotto, quindi si sono incontrati. Attenzione, non è detto che saranno tutte rose, però i contatti servono ad essere coltivati e quindi a portare qualcosa. Ti vediamo con un calice di rosé, quindi non ci resta che brindare. Brindiamo tutti a Prosa.